Oggi voglio parlarvi per la prima volta del primo profumo della collezione privata di Made, il mio preferito, ovvero l'Osna. Vedete? È un Total Black. Guardate il packaging, quanto è meraviglioso. Tu apri e hai la boccettina di l'Osna qui e poi i due decant degli altri due, ovvero di Tesan e di Semia. Quindi si presenta in questo modo così originale, così figo, molto bello. Ma andiamo a vedere il profumo in sé per sé. Il profumo è un 50 ml di Extrait de Parfum, 145 euro, quindi prezzo standard, prestazioni bomba. L'Osna è il mio preferito, guardate quanto è bella la boccetta, veramente fa figura, tappo stupendo, boccetta, ripeto, bellissima, vaporizzazione ai massimi livelli e profumo strepitoso. L'Osna, ovvero il mio preferito, è un fruttato, agrumato e fiorito. È un profumo unico, particolarissimo, non imita nessuno, non ha niente a che spartire con nessun profumo. Ripeto, è totalmente innovativo. È caratterizzato da una combinazione di note molto fresche, pulite e rigeneranti, come per esempio il cocco, il ribes nero, la pesca, la pera, intrecciate con un connubio fatto da ambra e vaniglia. Questa combinazione di odori va a generare una profumazione del tutto unica, bellissima, una profumazione che mi ha fatto innamorare, che mi ha fatto perdere la testa, ovvero un odore che ricorda tantissimo quello delle Alpellibe, delle caramelle Alpellibe, il classico odore che faceva la caramella Mu. Quindi questo odore così caramellato, così mielato, così dolce, amabile, un odore che suscita tenerezza, che suscita empatia, simpatia, un odore accattivante, un odore veramente bellissimo. È molto piacevole avere questa profumazione addosso. Ovviamente non saprete di caramella, ma avrete addosso un odore fruttato, fiorito, vanigliato e ambrato che ricorda molto quel sapore buonissimo di Alpellibe. Prestazioni top e complimenti a Valanga, quindi consigliatissimo.